Maremma impestata, ma quanto è bella, regà, sta maglia del Napoli dello scudetto. Quanto è bella, a parte che è bella anche questa qui dell'Inter, eh. È bella questa qui dell'Inter, sono belle queste che mi sono arrivate ora. E poi chiaramente andiamo a fare questi pronostici della Serie B, perché qui ragazzi si va sempre più su. Maremma cane, siamo arrivati all'ottava giornata, Maremma impestata, tantissimi like, iscrivetevi al canale. Queste ve le farò vedere la prossima settimana con calma, che mi sono arrivate ora. Il link è questo qua sotto, vi spoilero. Mi sono preso quella di Momo Salà e poi ci sono altre qui, chissà quale saranno quelle nuove. Dal colore bello. Allora, qua sotto c'è il link, andateci a dare un'occhiata, codice coupon è B di Burchiano Grande 92, trovate tutto. Poi se volete prendere anche le maglie gratis, c'è la possibilità di prendere facendo l'ordine. Iscrivetevi su Instagram per i dettagli, perché è veramente tutto molto molto bello, fantastico. Sul canale di Burchiano, YouTuber, social maremmano. Abbiamo fatto le pagelle, abbiamo fatto la scorsa giornata avevamo preso il Frosinone che andava a ottenere un risultato importante a Cittadella. Avevamo sbagliato, ci aspettavamo una partita più spumeggiante tra Sassuolo e Spezia. Bari Cosenza, X o Under 3,5 va bene. La Carresi che otteneva punti, ci abbiamo azzeccato. Il risultato importante del Cesena, che era favorito, l'abbiamo detto. Ci aspettavamo un po' più dal Modena. La Samp poteva avere una risposta importante. Abbiamo sbagliato in maniera eclatante la Juve Stabia, che invece ha vinto contro il Pisa. Ho detto X2, complimenti alla Juve Stabia. Salernitana Catanzaro, X secco si era detto. Palermo, ci aspettavamo che faceva un risultato importante. L'avevamo anche giocato nel gruppo Telegram. Brescia Cremonese, pensavo meglio. La Cremonese, ho detto X2, pensavo almeno un pareggio. Complimenti al Brescia. Per questa giornata, la ottava, si apre con Sampdoria Juve Stabia. Io mi aspetto una bella partita, due squadre che sono in forma, queste qui. Ho messo come pronostico possibile gol o X, perché mi aspetto un match equilibrato, ma un match bello da vedere. Probabile risultato 2-2, un punto che secondo me ci sta. Sassuolo Cittadella, ho pochi dubbi. Credo che il Sassuolo possa far bene in casa, possa tornare alla vittoria e insediare sempre di più le prime posizioni in classifica contro un Cittadella che finora, onestamente, ragazzi, diciamoci la verità. Non è un Cittadella come avevamo visto nelle scorse stagioni, è un Cittadella che secondo me Gorini deve fare un grosso lavoro, non sarà facile, vedo sicuramente grosso favorito in questa giornata. Quindi dico 1, probabile risultato 2-0. Pisa Cesena, ho messo 1x, credo che il Cesena possa fare una bella partita all'Arena Garibaldi, ma il Pisa per me è favorito, può tornare alla vittoria, ma occhio al pareggio perché potrebbe uscire tra due compagini che comunque si stanno facendo un bellissimo campionato. Il Pisa è favorito per il fattore casa perché è primo in classifica con una squadra rodata, ma il Cesena di Mignani può insediare questo Pisa di Inzaghi. 1x, probabile risultato 1-0, 1-1. Frosinone Carrarese, credo che il Frosinone continuerà a fare i punti in casa contro la Carrarese, ma occhio, occhio, perché raga, la Carrarese viene da un punto importante in casa nell'ultimo turno. Una Carrarese che secondo me comunque sia, se andrà a giocare le proprie chance. Calabro sa che deve cercare di andare a ottenere punti a Frosinone, contro Frosinone che ancora deve trovare sicuramente continuità. Il punto con la Reggiana dà morale, probabile risultato, ho messo 1-1, 2-1, quindi pronostico 1x. Spezia Reggiana, credo una vittoria dello Spezia 2-0 contro la Reggiana, penso che comunque D'Angelo possa andare a prendere i 3 punti e comunque Viali restare su un percorso, diciamo, che lo porterà a avere a che fare con la salvezza fino alla fine. Mantova Brescia, io credo qui onestamente in una bella prova, potrebbe finire gol questa partita, una bella prova di ambo le squadre, due squadre che sono in forma. Come prossimi devo sbilanciare, vedo il Brescia leggermente avvantaggiato, quindi il pronostico gol ci sta perché sono due squadre che stanno producendo, sono secondo me in un momento buono, anche se il Mantova regala troppi gol in fase difensiva, comunque sta facendo un buon percorso. Probabile risultato messo 1-2, 1-1, quindi X2 più che diciamo più che 1x, vedo un x2 onestamente, ma anche il pronostico gol ci sta. Cosenza Sud Tirol, penso che Alvini possa continuare a fare punti, ma il Sud Tirol andrà a Cosenza a fare una partita importante, potrebbe finire anche in pareggio. Probabili risultati, ho messo 1-0, 1-1, quindi 1x di pronostico ci stiamo. Palermo Salernitana 1 secco, il Palermo secondo me continuerà a fare bene in casa dopo aver vinto al Sud Tirol, con il Sud Tirol fuori casa al Druso, sempre per
3-1 contro gli altri tesini, continuerà a fare bene. Ho messo anche qui un 3-1, pronostico 1 contro la Salernitana. Mi aspetto che il Palermo vada ad aggredire la Salernitana. Troppa differenza di roster tra le due compagini. Catanzaro Modena. Modena ha avuto diverse assenze, diverse problematiche contro la Samp. Modena che secondo me farà gol contro il Catanzaro, ma che deve, i padroni di casa devono assolutamente fare punti con Caserta. Devono tornare alla vittoria, una vittoria soltanto per il Catanzaro. Anche dal Modena ci si aspetta di più. Mi aspetto una gara spumeggiante, probabile risultato 1x. Mi aspetto una gara anche con diversi gol, diversamente da quello che si è visto finora con il Catanzaro. 2-1, 2-2 possibili risultati. Cremonese-Bari, mi aspetto una Cremonese che torni a fare bene contro il Bari, che comunque nell'ultimo turno ha ottenuto un altro punto in casa contro il Cosenza, ma contro la Cremonese a Cremona faticherà. Pronostico 1, probabile risultato 2-0. Questi sono i miei pronostici, ragazzi. Like, iscrivetevi al canale, ditemi i vostri nei commenti.